15 ottobre 1564 la Savoia entrò nuovamente in guerra a fianco della Francia. Mentre gli assedi di Ferrara e Romagna venivano portati avanti dai piemontesi, a nord avveniva uno dei primi scontri della guerra. 9.000 uomini della Provenza vennero bloccati tra i pendiscoscesi piemontesi da oltre 32.000 veneziani. Tutto sembrava ormai perduto quando, ai termini della giornata, dall'orizzonte giunsero i rinforzi franco-napoletani, che con i loro 57.000 uomini spinsero alla fuga i soldati della Serenissima. La superiorità veneziana non era però solo militare, ma anche tattica. L'8 marzo 1566 un piccolo manipolo borgognone riuscì ad attirare su di sé l'attenzione dell'esercito sabaudo impegnato nell'assedio di Brescia, che lo attaccò a Verona convinto di una facile vittoria. Sebbene facilmente battuti, i nemici riuscirono a tenere impegnati abbastanza lungo i piemontesi da obbligarli a fronteggiare un manipolo di 26.000 veneziani assetati di vendetta. L'annientamento fu totale. Provati dalla battaglia appena finita, l'esercito di Emanuele I fu costretto a ritirarsi, lasciando dietro di sé oltre 10.000 morti. La disfatta di Verona, come venne chiamata dalle principali cerchie militari piemontesi, fortunatamente però non danneggiò il piano d'attacco sabaudo. L'avanguardia lasciata a mantenere l'assedio di Brescia riuscì nel suo compito e, riunitesi con il menomato esercito rimanente, la conquistò dopo 10 mesi di assedio. Con i territori completamente sguarniti, la Savoia poté quindi dilagare in Veneto, mentre sempre più esponenti a corte ventilavano la possibilità di una pace separata con Venezia, onde evitare i tradimenti passati francesi. La pace venne quindi firmata il 27 agosto 1566, provocando le reazioni sdegnate della Francia, che stracciò pubblicamente l'alleanza con il vicino sabaudo. Sebbene fortemente smentite, voci di corridoio affermavano che un furioso Emanuele I abbia per giorni urlato e giurato sui suoi antenati che il re di Francia un giorno avrebbe riconosciuto la superiorità sabauda, inginocchiandosi ai piedi del sovrano piemontese. Buon salve ragazzi, un saluto da Matt e bentornati su Nerd is the Way. Bentornati con una visuale europea che mi sono reso conto vi faccio vedere pochissimo, così intanto potete avere anche un'idea di quello che sta succedendo in Europa senza focalizzarci troppo in Italia. Innanzitutto permettetemi di ringraziare tutti voi che mi seguite, ma soprattutto coloro che mi hanno dato numerosi consigli anche nello scorso episodio per migliorare o a qualche trucchetto che non sapevo. Quindi grazie a Ciprofode, a Skriller, Diego Mantovan, onnipresente ormai, e anche Giovanni Lorusso, sempre presente. Uno dei consigli che sono stati più numerosi riguardavano il fatto di riallacciare i rapporti con la Francia, ed è infatti una cosa che voglio fare. Ho provato a controllare, possiamo riallacciare i rapporti tra 2 anni. Tutto sommato la situazione è abbastanza buona, perché se vedete la Francia non ci vuole neanche male, stiamo migliorando i rapporti, quindi tutto va bene, la Francia la riusciremo a riprendere. Giovanni Lorusso mi consigliava di avvicinarmi all'Austria, però non lo farò, perché io ho intenzione di continuare ad attaccare Mantova. Mantova è alleata, scusate, con Ansbach e Austria. Se mi facessi alleato l'Austria, ovviamente attaccando Mantova romperei l'alleanza, avrei un malus. Inoltre l'Austria, se vedete anche dal punto di vista dei militari, è molto molto debole. Ha qualcosa come 5.000 uomini e un manpower di 6.000. Quindi non conviene più di tanto. E inoltre l'imperatore sono sempre io. Quindi non conviene. Inoltre, cos'era? Un altro consiglio che mi era stato dato da Skriller, di iniziare a combattere la corruzione, che in effetti è un po' altina, però comunque la stiamo combattendo. Adesso che stiamo costruendo anche le navi, avremo più soldi e potremo investirli nella corruzione. La nostra pianificazione al momento, come vedete, abbiamo una tregua con mezzo mondo, quindi sarà un attimino pacifica. E andando a zoomare nella Savoia, il nostro focus adesso sarà Mantova, Siena, che dovremo assolutamente cercare di battere a breve, e anche la Provence, che è molto ghiotta.
Venezia sarà un problemino abbastanza grosso perché è molto potente, ma per batterla ci serve la tech di livello 12. Tech di livello 12 che noi a momenti avremo. Quindi abbiamo anche un bonus grazie al nostro advisor. Ci dobbiamo cercare di spingere sulla tech di livello 12. Aragone in guerra, come sempre, decliniamo. E quello che voglio fare, oltre ad avere il core su Brescia, è cercare, penso che il miglioramento dei rapporti con la Svizzera, esatto, sì, sia per una missione. Ecco, adesso che possiamo fare il core su Brescia, direi che potremmo anche vedere, vediamo un pochino, local construction cost. Tasse, produzione o manpower? Dov'è? A Monferrato? Monfra. Sì, penso sia il Monferrato. Eccolo qua, Monfra. No. No? The fuck? Oh, eccolo qua, Monfra. Allora, 2,50. Ok, di tasse quanto ci dà? Scusate un attimo, di tasse ci dà? Vediamo un pochino. Non ho ben capito dove possiamo vederlo. A sto punto direi di mettere base production. Ci sta. Quindi il nostro obiettivo adesso sarà andare a potenziare ulteriormente la flotta, che manca pochissimo, 90 giorni. Non ci dimentichiamo di far partire il nostro countdown. Abbiamo un diplomatic insult, casus belli, su esse. E vorrei per la prima volta provare un attimino a fare un test. Allora, io non sono bravissimo. O meglio, non ho mai fatto una partita diventando imperatore né ho giocato con l'Austria. Infatti è una cosa che vorrei assolutamente provare. Vorrei provare a migliorare le mie relazioni con gli elettori. Tipo con la Sassonia. Proviamo a vedere come va. Magari se riusciamo a migliorare il punteggio qui, potremmo iniziare a guadagnare dei punti e magari facciamo passare anche delle riforme. Che ne sai? Non lo so, vedremo. Oh, perfetto, abbiamo fatto anche il core su Mantova. Forse i separatisti adesso dovrebbero iniziare a calare. No, non gliene frega niente dei separatisti. 40 giorni. Direi che possiamo iniziare a far tornare le nostre navi a casuccia. Venti giorni, dai. Perfetto. Allora, li spostiamo tutte dal Benga. Facciamo un bel regroup. Protect trade. E ovviamente lo mettiamo su Genova. Perché tanto Genova non dovremmo avere il monopolio, dubito. Eh no, infatti. 108, 119, 120. Perfetto. Vediamo come va. Bingo! E adesso abbiamo il monopolio, signori, 136. Mi piace, cazzo, mi piace. E andiamo a guadagnare 5,44, ottimo. Ok, allora, vediamo un po'. 50 di amministrative power o prestigio? No, 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 no. Perdiamo un pochino di prestigio e a sto punto prendiamo la tech di livello 3, 12, scusate. Tech di livello 12, siamo ancora un pochino indietro, però possiamo. Ok, possiamo prendere questi e come sempre prendiamo quelli un pochino improntati più sull'attacco. Allora, tra l'altro, io vedo che adesso potremmo dichiarare guerra al Papa. Giusto?
E se non sbaglio, forse possiamo anche fare l'alleanza. No, non ancora. Ok. Forse perché dobbiamo aspettare ancora un pochino, vediamo. Con la Francia, dicembre. Ok, manca poco. Direi che a sto punto possiamo fare. No, cos'è? Cos'è? La Boemia? La Boemia, il nostro alleato, ci richiede contro l'Ungheria? Perché la Boemia probabilmente è un vassallo dell'imperatore. Dobbiamo andare contro l'Ungheria? Ma col cazzo! Ma col cazzo! Allora sapete che vi dico, fanculo, non ha proprio senso. Perché tanto comunque. Tanto comunque non. Ci sarà sempre gente che andrà a dichiarare guerra all'impero. Non ci conviene. Non ci conviene. Vediamo un pochino. Possiamo dichiarare guerra a Siena? Pff, che palle, però verrebbe la Francia. Va bene, proviamo a vedere a Piombino allora. Piombino. Piombino non verrebbe nessuno. Questo mi piace. Ok, Piombino lo potremmo già attaccare. Papal State. Ah, siamo alleati col Papal State. Beh, ma tanto avendo solo Roma non conviene prenderla perché tanto se no prenderemo tanti di quei malus che Dio solo sa. Iniziamo a prepararci per una guerra veloce contro Piombino, dai. Che non ci fa mai schifo avere dei territori in più. A sto punto potremmo anche vassalizzarla. Però è piccola, no? Non ci conviene, non ci conviene. Sinceramente non ci conviene. Vediamo solo la guerra contro Mantova quando possiamo farlo. Nel 74, Madonna santa, ragazzi. Nel 74. Il problema è che. Oh! La Francia è alleata anche di Venezia? Cazzo! Cazzo! Allora, perdiamo una di stabilità, tanto siamo messi bene. Abbiamo la stabilità positiva. Che palle. Tra l'altro, adesso potremmo anche andare a. No, non possiamo ancora fare l'alleanza? Ah, va bene, ok. Continuiamo ad aspettare. 8 punti. Va bene. Perché tra l'altro l'Ungheria si è preso un territorio della Boemia? Madonna, l'Ungheria quanto è grossa. L'Ungheria quanto cazzo è grossa. E un'altra cosa che avevo notato. È che la Polonia, come nemici, ha Moscovia, Mamelucchi e Golden Horde. Quindi, forse, noi se miglioriamo le relazioni con la Polonia, potremmo farcela alleata. Perché la Francia non è incazzata, l'Ungheria, meh, così così, così così. Io vorrei un attimino vedere, a sto punto. Non capisco perché la Svizzera non ci faccia migliorare ancora le relazioni. A sto punto fanculo, facciamo così. E visto che non ce la facciamo, chiudiamo. Policy. No, ok, non abbiamo nulla.
Quindi proviamo a migliorare le relazioni con la Polonia. Perché se riusciamo a portare dalla nostra parte anche la Polonia è una cosa positiva. Lasciamo fare al nostro vassallo, chi se ne frega. 12%, dai, dai, che manca poco, dai, che manca poco. Forza, forza. 52, prendiamo un altro boost alle tasse. E saliamo a... Attenzione! Ci è morto il sovrano. Ci è morto il sovrano. Abbiamo altri di 10 all'authority perché mi sa che... Esatto. Carlo Emanuele I di Savoia è molto buono. Un sovrano davvero buono. Questo mi piace un casino. E siamo di nuovo diventati imperatori. Quindi questo mi piace assai. Non capisco bene perché la gente sia così incazzata, ma ok. Non ti curare di loro, ma guarda e passa, come dicevano nel terzo canto dell'inferno con gli ignavi. 16% a Piombino, dai che riusciamo a prendere Piombino, su, 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 su. Riusciamo a fare questa benedetta alleanza? Oh mio Dio. Però adesso la Francia non è più nostro, non è più ben disposta verso di noi. Cazzo! Cazzo! E allora sì, porca puttana, ci serve assolutamente l'alleanza con... Porca puttana, ci serve assolutamente l'alleanza. Ok, allora qua abbiamo da bo fare boost alla stability. Abbiamo da fare un... dov'è? L'ho perso. Allora, lì ce l'abbiamo già. Un royal marriage farei con loro. Però lo farei... Facciamo così, vediamo se loro lo migliora ancora. Sì, le rimigliora ancora, ma direi teniamo buono. Così, perfetto. Ottimo. E faremo già l'alleanza con la Polonia. A questo punto io tenterei e sposterei l'asse diplomatico. Ecco, però è positiva, è difensiva, quindi tutto sommato va bene. Ok. Madonna, troppe cose da fare. Mettiamo Piombino come core. Cioè, scusate, come core, come obiettivo designato, direi che possiamo anche fare un po' così. Ok, così magari combattiamo la corruzione un po' più velocemente. Allora, diplomatico brillante. Papal Influence, Imperial Authority, Aggressive Expansion più meno 5. Assolutamente Aggressive Expansion meno 5. Andiamo a Genova e prepariamoci alla guerra contro Piombino. Ok, direi che possiamo già dichiarare guerra. Verrebbe Napoli, ma... Ah, cazzo, abbiamo una tregua con Piombino? Ah, cavolo, a dicembre del 72. Porca puttana, non avevo letto. Vabbè, allora fanculo. Facciamo così. Non avevo letto. Pace, non avevo letto, errore mio. Vediamo solo se abbiamo delle culture che... Allora, potremmo integrare magari la... Una cultura, sapete? Integrerei magari quella.
Integriamo questa e facciamo così. Quella ligure ci costa tot punti. Allora, per evitare che andiamo a perdere soldi, tanto adesso purtroppo siamo in pace, fanculo, non possiamo fare molto altro. Continuiamo a migliorare le nostre relazioni. Con la Francia possiamo rimuovere Mantova o conquistare Lucca. Allora, Lucca abbiamo detto che è alleata con la Francia. Che palle! Saremo costretti a entrare in guerra con la Francia, mi sa, ragazzi. Mi sa che saremo costretti a entrare in guerra con la Francia. Ah, che noia. Va bene. Allora, costruiamo un po' di mercati. Direi che possiamo farlo qua. E costruiamo anche qualcos'altro, tipo questo qua. Fort Defense, Siege Ability, Fort Defense. Buffiamo sempre il nostro bonus. Intanto vedo che i separatisti modenesi sono all'80%. Qualora dovessero arrivare al 90%, alzo subito il mantenimento dell'esercito. Ok, Genova ha abbracciato il colonialismo. Venezia ha reclamato Mantova come core. Ok. Sì! La Francia ci offre un'alleanza! Ho visto male? Ah, Madonna, ragazzi! Madonna! No, non so come mai avevo la cosa coperta. E avevo letto che praticamente ci fosse stata una public union con Aragona. Infatti dicevo, come cazzo è possibile? Non vedo più Urbino nella mia mappa, ma tecnicamente è un mio vassallo. Mi ero preso malissimo, mi ero preso malissimo. Accettiamo la pace, cioè accettiamo l'alleanza, cazzo, sì, ci sta. Vediamo se vuole più bene a noi o a Venezia. Allora, Venezia 66 con noi 200. Ok. Mi piace. Vediamo se effettivamente riusciamo a fare la stronzata. No, aiuterebbe sempre lei. Ok, con Mantova, Ostia Ansbach. Andremo a meno 4, ok, però non avremo il casus belli, ok, questo non mi piace, quindi risolviamo facendo subito un build spy network e aspettiamo perché per prendere quello non ha senso. Qui abbiamo il matrimonio, ok, ah, santo cielo, sta diminuendo qua abbastanza velocemente, la cosa mi piace. Buono, 0,03 al mese. Questi sono sempre alleati con la Francia. A me servirebbe che la Francia andasse in guerra contro qualcuno. Il problema è che con questa cazzo di Provence, la Provence è troppo piccola, quindi se la Francia va in guerra contro qualcuno, se la trascina dietro. Oh ragazzi, grande sovrano, Vittorio Amedeo 644, mi piace cazzo. E la Francia è in guerra contro Aragona? Ok, la Francia è in guerra contro Aragona? Sì, ok, allora aspettate, aspettate cazzo perché forse possiamo fare la porcata. Ti prego, dimmi che la Francia non l'aiuta. Che palle sta Francia! Dio! Dio! Va bene, ok. Allora, l'Ungheria 175. No. Miglioriamo le relazioni.
come sempre. Tra l'altro, adesso mi sa che possiamo attaccare Piombino, vero? Vabbè, fanculo, facciamolo dopo. Possiamo attaccare Piombino? Sì, fantastico. Ok, quindi direi che possiamo fare Wop, così. Perfetto. No, la abbassiamo poi dopo. Ci avviciniamo a Genova, anzi a Parma, va bene. Tra l'altro qua siamo in perdita di 3,60, non so bene il perché, ma va bene uguale. No, ok, siamo in attivo. Delle volte qua il gioco mi fa un po' sticcacchio di bug che non capisco. Quindi dichiariamo guerra, se ci riusciamo, grazie. Prendiamo così, ok. Disattiviamo i forti perché fuck the system. Andiamo a velocità 4 perché non vorrei che questi stronzi salissero a nord. Le nostre navi? Ok, go at war. Ciao a tutti ragazzi, come avete notato il video è finito in una maniera un po' particolare perché mi era suonata a metà della guerra iniziata con Piombino la sveglia per la fine dei 20 minuti. Il problema è che sono successe diversi imprevisti in guerra con altri casini che mi hanno detto vabbè dai continuo finché non porta a termine il tutto. Il problema è che poi mi sono reso conto che avevo registrato 44 minuti e mi dispiaceva offrirvi direttamente un video da 50 minuti compreso le intro e tutto. Quindi ho deciso di spezzarlo a metà. E quindi non vi preoccupate se la fine di questo video è un po' brusca e l'inizio del prossimo sarà nello stesso modo. Grazie a tutti sempre per avermi seguito e a molto presto e ci vediamo a questo punto nell'episodio 23 con la guerra per Piombino e con altre succose novità.